Ci proponete una manovra in cui purtroppo si penalizzano le rivalutazioni delle pensioni a carico a danno del ceto medio, nessun intervento di tenore al salario minimo, non c'è coraggio per l'aumento necessario in questa fase degli stipendi dei lavoratori, mentre alle imprese proponete ricette da zero crescita, zero investimenti. Certo, qualche applauso vi è arrivato, eh? Vi è arrivato dai falchi europei dell'austerità, quelli che per anni ci hanno costretto a manovre lacrime e sangue che voi stessi applaudivate dai banchi dell'opposizione. Quindi adesso tutto diventa più chiaro. Lo slogan conteneva un errore, conteneva una lettera di troppo. Non siamo pronti. Siamo proni. Andare in Europa con il cappello in mano, senza mai far pesare la voce dell'Italia a Bruxelles. Ora dico, con quale coraggio ritornerete qui, ci riempirete le orecchie di slogan sul patriottismo e l'interesse nazionale? In questa manovra voi smantellate un sistema di protezione sociale, il reddito di cittadinanza, che è un cuscinetto di protezione contro la disperazione di intere famiglie. Guardate che anche qui andate in controtendenza rispetto ai vostri impegni, perché voi avete dichiarato in pandemia bisogna erogare 1.000 euro per ogni famiglia con un clic, senza discriminazioni. Con l'ultimo attacco sferrato al concetto di congruità dell'offerta di lavoro, avete dimostrato di non comprendere che dietro questo concetto, congruità dell'offerta di lavoro, c'è la nozione costituzionale della dignità del lavoro e di un percorso professionale. Vedete, dietro quel concetto vi è la speranza per i nostri giovani, vi sono titoli di studio, sacrifici, vi sono esperienze professionali, legittime aspirazioni. State creando le premesse di un grave disastro sociale e soprattutto state compromettendo, voglio che rimanga nel resoconto stenografico, la coesione sociale. Vedete che è un valore fondamentale. È il tessuto connettivo della nostra comunità, ci fa sentire tutti appartenenti a un comune destino. Lavorare nella vostra accezione significa sopravvivere, rinunciare a passioni, aspirazioni, campare tra sfruttamento e precarietà. Non sorprendiamoci se aumenterà il numero dei nostri giovani che faranno ricorso all'estero per coltivare i propri sogni, arricchiranno stati stranieri. Sarà la nemesi perfetta del vostro sovranismo d'accatto.